Ok, si inizia. Top, ricordo che sto registrando, quindi vabbè, sto registrando per il momento e per fine privato, però poi vedremo magari se mettere l'intervento sul sito, dipenderà da Giacomo. Intanto volevo ringraziare Giacomo e tutti i presenti per questa seconda seance del nostro seminario. Quindi ancora grazie per aver deciso di partecipare. Giacomo, è un momento importante perché stiamo avviando il seminario e stiamo un po' consolidando il nostro asse di ricerca, no? che è sempre quello sulle forme delle check, ma che si sta precisando e che adesso trova una nuova definizione. Nel suo intervento Giacomo parlerà di Pirandello, per essere più preciso della questione dell'identità nell'opera di Pirandello. E l'intervento ha come titolo Pirandello e l'identità fluida, tra virgolette, di matrice teosofica, fenomenologia del déplacement nel superumano della coscienza identificante. Riassumendo molto brevemente, insomma, si discute nel tuo intervento, Giacomo, dell'alternativa, diciamo, tra catastrofe, distruzione dell'identità e collasso dell'io, oppure se invece di quella distruzione che si è diciamo, vista nell'opera pirandelliana, vi sia una possibilità di qualcos'altro, ovvero un déplacement, uno spostamento di questa stessa identità. Allora, Giacomo ci ha mandato dei documenti, una serie di documenti e di letture, che propongo di condividere con voi subito. Ecco qua. Qui abbiamo l'abstract e adesso scendo un altro po'. E abbiamo i documenti. Quindi, ecco, faccio una condivisione. Giacomo, se quando vuoi fermare o riprendere la condivisione, basta che me lo dici e lascio a te la parola. Ok. Ti ringrazio, Nicola, e sono veramente contento di poter parlare qui e presentarvi un po' questa idea, spero alternativa, mi auguro fondata, insomma, della concezione della distruzione dell'io, del collasso della personalità nella produzione pirandelliana. Chiaramente per farlo, come da titolo, mi riferirò alle fonti teosofiche di Pirandello e cercherò di presentare l'idea del collasso dell'io in maniera, mi auguro, alternativa. Bene, partirei col dire che quello dei rapporti fra Pirandello e l'esoterismo è un problema complesso e lo è essenzialmente per due ragioni. La prima è propriamente pirandelliana, la seconda in realtà è metodologica, perché Pirandello tendeva ad occultare le fonti, testuali e non, dalle quali geminano i termini del suo immaginario. È una tendenza che in realtà si riscontra principalmente nella seconda parte della produzione pirandelliana, intendo dire in quella successiva agli anni 10 del Novecento, ma che ha anche un valore retroattivo. Pirandello nelle seconde, nelle terze, nelle quarte edizioni dei suoi testi giovanili fu attento a cassare quanto più gli fu possibile senza modificare gli interi impianti narrativi i riferimenti più espliciti e più diretti alle fonti esoteriche da cui aveva tratto spunto in qualche modo. Ragion per cui una ricerca sulle fonti esoteriche pirandelliane è sempre o quasi una ricerca di tipo stratigrafico. Questo di Pirandello non è un atteggiamento in realtà orientato soltanto verso gli esoterismi, ma è un modus generale del suo operare artistico, come fanno notare, fra le altre cose, acutamente tre grandi critici pirandelliani: Angelo Raffaele Pupino, Giovanni Macchia e Alfredo Barbina, alla cui impostazione del lavoro in questo senso mi rifaccio. Una ricerca sulle fonti pirandelliane è quindi sempre o quasi sempre ostica per questo motivo. Un esempio lampante di questo, in seno al macro tema generale dell'esoterismo pirandelliano, è la cassatura dell'incipit del quinto capitolo del Fumattia, o della prima parte addirittura del romanzo L'Esclusa, luoghi entrambi nei quali il riferimento ad un sapere esoterico era esplicito, nelle prime edizioni, intendo dire. Vi cito chiaramente due esempi evidenti che non approfondirò, e lo faccio soltanto per darvi un'idea di un procedimento che è ampiamente riscontrabile. Il secondo problema che incontra chi si avvicina allo studio delle fonti esoteriche di Pirandello è invece, come vi dicevo, di tipo metodologico, perché manca di fatto un sistema ermeneutico chiaro
per definire scientificamente l'esoterismo come fatto sociale, culturale e letterario. In ambito accademico l'interesse per l'esoterismo è relativamente giovane, perché vede il suo atto fondativo effettivo di nascita nel 1964, quando Francis Yates pubblica il suo capolavoro critico, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Da quel momento in poi la questione esoterismo è stata ed è ampiamente dibattuta su vari fronti e con l'ausilio di vari modelli di riferimento dalla critica accademica. Oggi le proposte e le prospettive ermeneutiche sono diverse ed i problemi metodologici sembrano moltiplicarsi senza appiattirsi mai su nulla di stabile. In realtà, pensandoci, è l'oggetto stesso di questi studi che pone problemi inconsueti alla tradizione critica in qualche modo, perché l'esoterismo pretende la costruzione di un nuovo paradigma per essere inquadrato scientificamente. Non si lascia facilmente leggere attraverso le lenti critiche già forgiate dalla tradizione. Non so se per esempio avete mai incontrato nei vostri studi testi alchemici o manuali di demonologia, per citare soltanto due esempi estremi della questione. Il palinsesto di simboli, di crittogrammi e soprattutto il riferimento palese ad una tradizione orale di cui non si ha praticamente nulla, rendono ostica la lettura. Quindi figurarsi la comprensione, figurarsi quindi poi ancora un inquadramento critico. Per questo ancora oggi si vaga, mi permetterete il termine, alla ricerca della definizione di un sistema ermeneutico valido per affrontare criticamente all'interno della semantica di questa produzione umana che è stata considerata collaterale rispetto ad altre, almeno nell'ultimo secolo. Tutto quello che sappiamo di certo invece sulla questione particolare di un esoterismo pirandelliano è l'interesse di Pirandello nei confronti dei testi teosofici. Si tratta di un interesse ravvisabile in più luoghi della sua produzione. Il Fumattia Pascale è un esempio lampante, perché in esso, oltre a vari passi riconducibili ad un retroterra pirandelliano di conoscenze teosofiche, si mette in scena il personaggio di un teosofo, vale a dire Anselmo Palleari, affittuario romano di Adriano Meis, alias Mattia Pascale. Il romanzo del 1904 non è tuttavia una pazza. La commedia L'uscita, che è stata pubblicata nel 1916, inscena un incontro all'uscita appunto posteriore di un cimitero tra quattro personaggi morti che hanno chiaramente una connotazione teosofica. O il testo della novella Musica Vecchia, che risale al 1910, è anch'esso ricco di riferimenti testuali a un libro teosofico molto noto in quegli anni, quello di Charles Leadbeater, Le plane astrali o The Astral Plane nella versione originale. Bene, sono soltanto alcuni esempi che ho avuto modo con altri di indagare in altre sedi, ma rilevanti da questo punto di vista. Qui voglio invece soffermarmi su un aspetto molto più specifico di questa questione, ovvero sia, come da titolo appunto, chiedersi quanto la formulazione teosofica abbia influito nella costruzione pirandelliana dell'idea stessa di personaggio e quanto essa collabori alla definizione delle vicende del personaggio, in che termini l'evento tragico, apocalittico quasi, della caduta delle maschere possa essere inteso come un fenomeno incipitario per un déplacement appunto della coscienza del personaggio in uno stato dell'essere che sappia attingere direttamente all'oltre metafisico, connotato appunto spesso teosoficamente. Insomma, la domanda è: che cosa accade quando il personaggio si accorge che tutto il contesto di cose, perdonatemi, di fatti, di gesti, di comportamenti che lo circondano è finzionale, ovvero sia direzionato al soddisfacimento di bisogni che sono esclusivamente bisogni sociali o che al più rientrano nel campo semantico del corpo e degli istinti, quindi in quello stesso campo semantico in cui Pirandello fa rientrare il funebre, ciò che è morto già prima di nascere, perché è inerente alla sfera ontologica del formale, delle forme, più che della vita, per utilizzare un binomio canonico ormai delle letture pirandelliane che risale addirittura alla critica di Tinker. Quale ruolo ancora ha la teosofia in questo gioco multiforme? Prima di procedere però in questa direzione, permettetemi un'altra parentesi, voglio fare un salto indietro per chiarire brevemente ancora le linee guida del mio discorso. Ripeto, è una questione che metodologicamente pone dei problemi seri, almeno a mio avviso. Primariamente, che cosa si intende per esoterismo? Se si fa fede alle definizioni proposte da Antoine Fèvre,
che sono quelle che in realtà per comodità scelgo di utilizzare in queste analisi, perché sono quelle più immediate, per esoterico intendiamo tutto quanto concerne la struttura filosofica o pseudofilosofica soggiacente a determinate pratiche occulte. Quindi immaginiamo cosmogonie, teogonie, anatomie occulte, processi o percorsi iniziatici, miti eziologici. Mentre per occultistico si intende l'insieme stesso di queste pratiche. La prassi, l'atto demiurgico o magico in sé, per intenderci il rituale, l'evocazione, l'invocazione febre, fa rientrare nell'ambito dell'occulto questo genere di conoscenza? Diciamolo con le pinze, però conoscenza. Bene, se si considerano valide queste distinzioni, nulla di occulto compare nell'opera di Pirandello. A differenza in realtà di quanto avviene in autori più o meno coevi, mi permetto di aggiungere che sono tutti autori più o meno ascrivibili al genere fantastico, ammesso che lo si possa chiamare genere. Pensate ad Hoffman, a Poe, allo stesso Capuana, a Fogazzaro, che presentano elementi occulti nelle loro opere secondo la definizione di Febre. La seconda questione è: l'esoterismo pirandelliano è un esoterismo teosofico, come abbiamo detto. Ma non basta, credo, dire questo, perché è colluso allo stesso tempo con quanto di spiritico, forse metapsichico, entrò a far parte delle dottrine teosofiche stesse. Si tratta, fra l'altro, di un esoterismo invischiato in un retroterra di folklore siciliano e di cristianesimo, proprio al clima culturale in cui l'autore mosse i suoi passi di uomo, più che di artista, a Sicilia essenzialmente. Fondativa, in questo senso, giusto per citare delle ricerche bibliografiche, le proposte di Nino Borsellino in Il Dio di Pirandello o almeno Lecce Homo di Antonio Sichera, che si occupano per lo più delle novelle. Ora, che cos'è la teosofia? Questo è l'ultimo terzo punto fondamentale, credo, da chiarire. Perché il termine è stato ripetutamente e variamente utilizzato nel corso dei secoli da varie correnti di pensiero. Si voglia anche per la versatilità intrinseca e la generalità dell'etimologia del nome, che è un po' alla buona, in vero, è traducibile con sapienza di Dio, perché richiama a Theos e Sofia, o Theia Sofia o qualcosa del genere. Comunque le radici etimologicamente sono quella di Dio, di divino e di saggezza. Che io sappia, la prima attestazione del termine composto risale ad Ammonio Sacca, filosofo alessandrino, è stata poi variamente ripresa dai neoplatonici, primo tra tutti Porfirio l'ha ripetutamente utilizzata. Il termine è stato ancora utilizzato per riferirsi alla magia naturale del Rinascimento, almeno ad una parte di essa per essere più esatti, e, come sicuramente saprete, da Antonio Rosmini, oltre che da una parte della mistica tedesca dal 600 in poi, uno dei cui massimi esponenti ripreso, fra l'altro, dalla teosofia di cui stiamo parlando, Jacob Boehm. La teosofia a cui mi riferisco è invece la teosofia moderna, chiamiamola così, che vede il suo atto di nascita, con la pubblicazione di Isis Unveiled nel 1877 e con la pubblicazione ancora di The Secret Doctrine del 1888 da parte di Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice, insieme al colonnello Olcott nel 1875, della Società Teosofica. Si tratta di una dottrina mista, per usare un termine un po' generico, sincretica, perché venne costruita attingendo a varie fonti religiose, tradizionali e non, a loro volta riconducibili alla tradizione cristiana, alla tradizione cabalistica ebraica, alla religione indù, almeno in parte all'Islam. Con incursioni in realtà di vario tipo anche nei misteri greci, nei misteri gnostici, nei misteri caldei, egizi o addirittura nello sciamanesimo gallico. La Blavatsky in realtà non fece altro che cavalcare un'onda potente alla fine dell'Ottocento, seguendo con successo i primi passi mossi dallo studio comparato delle religioni e dall'interesse accademico per i misteri antichi, greci, romani, zoroastriani che fossero. Pensate soltanto all'opera di Cumont sul mitraismo e lo zoroastrismo, per citare un esempio lampante che ebbe larga diffusione, anche vulgata in qualche maniera, in quel periodo. Bene, la Blavatsky si avvalse di questi strumenti, mentre contemporaneamente, ecco quello che ce la fa collocare più espressamente nell'esoterismo, si vantava di possedere capacità occulte, secondo sempre la definizione di Febre, che le permettevano un contatto diretto con l'udelà, con l'altro mondo,
dal quale, diceva, accedeva a rivelazioni sovrumane. Rivelazioni che le sarebbero state concesse direttamente, ed è questo direttamente che in realtà interessa, dai Mahatma, queste anime grandi, con i quali sarebbe stato a contatto a partire addirittura da un suo, non si sa quanto mitico, quanto storico, viaggio in Tibet. Comunque le cronache della biografia blavatskiana parlano effettivamente di questo viaggio, parlano anche di tante altre cose che sono state dimostrate non vere, però insomma. L'origine mitologica è questa, mitica ma più che mitologica. Bene, alle tendenze di comparatistica, in questa personalità poliedrica, si aggiungevano quindi aperture di tipo mistico. Tuttavia, è questo che caratterizza propriamente l'opera della Blavatsky come un esoterismo molto particolare, come un fenomeno sui generis. Essa rimase sempre lucida nel mantenere un dialogo anche con le scoperte della nuova fisica, della biologia, della chimica, oltre che della neonata psicologia, dello Charcot, di Binet in particolare. Se sfogliate i suoi volumi fondamentali, che contano fra l'altro, parlo solo dei volumi fondamentali, un totale di oltre 3.000 pagine, si resta stupiti nel vedere la quantità di riferimenti alla teosofia e alla scienza contemporanea, tant'è che molti biografi, forse un po' di parte, si sono chiesti ma da dove? In qualche modo. Bene, questa è linea di massima quanto conta ora sapere sulla teosofia blavatskiana, con un'aggiunta sul motivo per cui la teosofa, procedeva in questi termini. Se leggete il motto presente sullo stemma della società teosofica, che è presente nei documenti, vedrete che è scritto, traducendo, non c'è religione superiore alla verità. I teosofi, strano ma vero, si definivano atei perché non credevano in nessun dio personale, particolare dei monoteismi, ma ritenevano di andare alla ricerca di una sorta di verità primordiale, soggiacente a loro avviso in tutte le grandi filosofie e religioni della storia. Compito del teosofo sarebbe stato quello di ricostruire questa verità variamente dispersa, cercandola pressoché ovunque e con ogni strumento che si dimostrasse funzionale all'ottenimento dell'obiettivo. Si tratta di una tendenza che è ritrovabile in vari autori esoterici successivi. Guénon, Evola, ne sono due esempi capitali. Esisterebbe una sorta di sapienza antica, secondo questi autori, comune a tutte le religioni, che è stata definita poi filosofia perennis nell'ambito degli studi, e che costituirebbe il nucleo di ogni vera rivelazione metafisica. Questa sapienza si manifesterebbe progressivamente nella storia attraverso le religioni storiche, appunto, rimanendo tuttavia invariata nel suo nucleo fondativo. La metafora più iconica di questa filosofia la offre proprio Guénon, che parla della saggezza con la S maiuscola, se così possiamo dire, come di un albero, dal cui tronco poi verrebbero via via alla luce tutte le rivelazioni storiche, quella di Socrate, quella di un Cristo, come quella di un Buddha. Ora possiamo invece tornare a Pirandello, dopo queste parentesi in qualche modo, e chiederci quanto e come questo palinsesto di cose possa contribuire appunto a delineare e determinare l'evento tragico della caduta delle maschere. Caduta delle maschere e caduta del personaggio in quello che potremmo genericamente definire come caduta nell'oblio dell'essere, per riutilizzare un termine, un lessico che non è in realtà pirandelliano ma di Capuano. Nella prima parte, che risale al 1895, di una novella intitolata I dialoghi del gran me e del piccolo me, che in realtà viene esclusa dal corpus delle novelle per un anno, ed edita sul numero del 2 gennaio della Tavola Rotonda, Pirandello inscena un dialogo, come da titolo, tra le due coscienze di un unico uomo, utilizzando, lo si dice molto parenteticamente, uno stilema classico del fantastico, che è quello del doppio, o meglio dello sdoppiamento, perlomeno così come è stato inquadrato in ambito pirandelliano da Nero Bonifazi prima e da Franco Zangrilli poi. Pirandello immagina di porre vis-à-vis due, per ora chiamiamole genericamente entità, appartenenti alla dimensione coscienziale di un unico essere umano, e di farle dialogare come se fosse tra di loro, come se fossero scisse. La cosa interessante è questa, come se parlassero due lingue diverse, in cui il confronto dialettico è necessario per trovare un accordo, sia pure un accordo provvisorio. La novella, infatti, è impostata come una pièce teatrale e si apre sulla descrizione di una scena di ordinaria quotidianità, in realtà,
se non vi fosse fin da subito presentato questo sdoppiamento straniante. E potete leggere nel foglio dei documenti la prima parte del testo. Il gran me e il piccolo me, dice la novella, rincasano a sera da una scampagnata nella quale furono tutto il giorno in compagnia di gentili fanciulle, a cui l'inebriante spettacolo della novella stagione ridestava certo, come gli occhi loro, i sorrisi e le parole paresavano, di dolci, ineffabili voglie, segretamente il cuore. Quanto è romantico in queste tendenze Pirandello, perché siamo ancora in un'età molto giovanile della sua produzione. Quindi più romantica che modernista, se possiamo dire così. Il gran me continua e ancora come preso da stupore in visione dei fantasmi creatili nello spirito dal diffuso incantesimo della rinascente primavera. Il piccolo me è invece alquanto stanco e vorrebbe lavarsi le mani alla faccia e quindi andare a letto. La camera è al buio e il tessuto delle leggere cortine alla finestra si disegna nel vano su quel chiaro di luna. Viene dal basso il murmure sommesso delle acque del Tevere, quando a quando il cupo rotolio di qualche vettura sul ligneo ponte di Ripetta. Scena reale, perché fra l'altro mentre Pirandello scrive questa novella si trova proprio a Roma e in un'abitazione collocata proprio in via Ripetta, vicino al ponte di Ripetta. Non è l'unico caso. Comunque, il passo propone un contrasto tra i due personaggi che viene chiarito e approfondito dal resto della novella, ma le cui coordinate sono in realtà deducibili fin da subito. Il gran me scritto nel testo, vedete, con la lettera maiuscola, cosa rara in Pirandello, questo è veramente quasi un apax, e ancora, dice il testo, come preso da stupore in visione dei fantasmi creati nello spirito da diffuso incantesimo della rinascente primavera, mentre il piccolo me, dice il testo, è stanco, vorrebbe lavarsi e andare a letto. Bene, se nel primo personaggio quindi agiscono bisogni spirituali, nel secondo i bisogni ad agire sono propriamente corporali. Nonostante il caso Spelli, poi viene spiegato successivamente, tra le due coscienze sia se il prendere o meno moglie, le ragioni profonde del contendere sono palesemente ontologiche, perché nel gran me si configura quella parte dell'uomo, specifica anche successivamente la novella, dedita all'arte, pronta a sacrificare il soddisfacimento di necessità fisiche e sociali pur di continuare a vivere nel buio, appunto, dei suoi assillanti fantasmi, mentre nel piccolo me sono figurate proprio tutte quelle necessità che il gran me vorrebbe sacrificare. Dirà successivamente la novella, non ho riportato il testo, ve lo leggo, di noi due io sono quelli che deve presto morire, dice il piccolo me. Tu hai dal tuo orgoglio la lusinga di vivere oltre il secolo. Lasciando in realtà il testo lascia nel vago la specificazione di questo accenno all'eternità, che sembra in realtà poi approfondirsi nella seconda parte del testo che ora vediamo. Questa seconda parte viene pubblicata con il titolo L'accordo, né Il Marzocco del 13 giugno del 1897. La seconda parte mette in scena il momento in cui i due sembrano trovare un modo per non costringere vicendevolmente al sacrificio le proprie intime necessità. E vi riporto l'introduzione alla seconda parte, che è corsivata già nel testo della novella, perché vi dicevo, la struttura è proprio quella di una pièce teatrale. Il gran me, sdraiato sulla greppina, guarda assorto il soffitto a tela, che ha uno strambello pendente di cui l'estate sul fare un grappolo di mosche. Il piccolo me è come su un arnese di tortura e mena smanie, sbuffa quando a quando. Lo scrittoio è tenuto in penombra, merce la stuoia alla finestra. Ha però la stuoia due o tre steli di piodo rotti, per cui un fil di sole penetra acuto nella stanza e si spunta a piede la greppina sul tappetino tessuto a opera, del quale incendia in un punto la variopinta calugine. Il gran me si volge ad osservare intentamente l'aureo pulpiscolo che si aggira lento, senza posa, in questo fil di sole, e da cui, di tanto in tanto, si parte come un atomo di luce che subito si estingue nell'ombra. Il passo riprende simbolicamente il contrasto tra luce e ombra su cui si apriva anche la prima parte della novella, quando il piccolo me vorrebbe accendere la luce e il gran me glielo impedisce, perché significherebbe per lui riavere la vista degli oggetti consueti nella stanza e perdere quindi l'incantesimo che le aveva destato la visione col lessico pirandelliano della natura. L'immagine del pulviscolo che si stacca dal raggio, dice il testo, di luce per naufragare nell'ombra, diventa il pretesto per la discussione tra i due ed introduce la novella finalmente nel suo retroterra di significati esoterici. In realtà la novella a questo punto sarebbe da analizzare nella sua integrità,
per ritrovare tutte le spie simboliche che giustificano una lettura teosofica più che esoterica generalmente del testo. Non lo faccio chiaramente per motivi di tempo, ma vi indico soltanto gli indizi più significativi. Il gran me l'avrete forse subodorato, insomma, che in questo si palesa un po' d'esoterismo pirandelliano, paragona i suoi pensieri ai grani del pulviscolo che si allontanano dalla luce, in cui, dice dopo il testo, potrebbero cullarsi beatamente, e afferma che quest'atto dell'allontanarsi è volontario, perché, cito, che prezzo può aver la luce per un cieco? Poco dopo, il piccolo me definisce la sua controparte mago. E gli dico ancora una volta di fargli incanto per te. Quest'incanto, ribatte il gran me, gli risulta impossibile perché il piccolo me lo richiama continuamente, cito ancora, ai comuni usi di cui è schiavo. Come schiavo e della vita, cito, come essa man mano nei suoi eventi, nei suoi effetti si rivela. Questi effetti sono per il piccolo me il solo motivo per cui valga effettivamente la pena vivere, mentre tutto il resto, dice, poco importa. Basterebbe infine, continuo, dormir la notte, per esempio, se il gran me, cito ancora, insinuandogli nel silenzio col suo fantasticare lo sgomento della morte infallibile quasi imminente, non gli inaridisse negli occhi il sonno. L'assenza di un continuo pensiero sulla morte porterebbe però il gran me, afferma dopo egli stesso, verso l'estrema rovina, giù con gli altri a branco, spinto, cacciato dal tempo. La soluzione a questo punto per il gran me è chiara. La cito ancora una volta. La signoria di me medesimo è la tua schiavitù, quella del piccolo me si intende, ovvero sia la morte del desiderio, lessico della novella, si specifica poco dopo, e la supremazia, ancora una volta, termine utilizzato nella novella, la supremazia della volontà. Se non fosse che, afferma di converso subito dopo il piccolo me, purtroppo nulla nasce se la volontà non si marita col desiderio. E per te, per il gran me si intende, il desiderio ha avuto sempre il torto d'essere mio, mentre poi ha dovuto sempre essere tua la volontà, infeconda per me d'ogni bene. La discussione si conclude con il piccolo me che afferma, testualmente, pigliamo per ricetta di buttarci da una finestra o di impiccarci a un albero. Se non è possibile trovare una soluzione che accontenti entrambi. La soluzione in realtà alla fine si trova provvisoria, come dicevo, e consiste nel dividersi le ore del giorno. Bene, questo insieme di riferimenti permette di inquadrare chiaramente ora lo statuto ontologico delle due figure. Al gran me vengono attribuite, uno, capacità demiurgiche, connotate fin da tali nell'uso di termini quali incanto e mago. Una supremazia, abbiamo appena visto, sulla volontà agente contro il desiderio, nonché un pensiero ossessivo della morte. Pensiero pirandelliano in realtà, non soltanto del gran me, perché questa è una novella, a mio avviso, tremendamente autobiografica, anche se è un altro discorso. Queste caratteristiche, tutti e tre questi punti, sono proprie di quello che i testi teosofici, a partire fin dalle prime formulazioni di Elena Petrovna Blavatsky, definiscono individualità. Secondo il dettato teosofico, l'uomo si compone di una parte mortale e di una parte immortale. La prima, quella mortale, viene definita personalità, appunto da persona, maschera. La seconda, appunto, è individualità, ciò che tutt'uno con se stesso, potremmo parafrasare. È identico a se stesso. L'individualità si reincarna periodicamente, scegliendo e costruendo, di volta in volta, la personalità di cui ha maggiormente bisogno per acquisire conoscenza della vita in quella, esatto, grazie Nicola, in quella determinata reincarnazione. Essa, l'individualità, accumula nella sua memoria spirituale tutte le esperienze che ha acquisito nel corso delle varie incarnazioni e che costituiscono, alla fine del ciclo di manifestazione, la saggezza divina di questa individualità, di questa parte divina dell'uomo. Lo scopo ultimo di queste reincarnazioni progressive è proprio quello di ricongiungere la volontà al desiderio. Il lessico è teosofico stavolta, non pirandelliano. Ossia rendere immortale la parte mortale, la personalità dell'uomo. Ed è quanto, rileggendo i testi evangelici, la Blavatsky stessa intende come resurrezione della carne. Nella personalità, infatti, si addensano tutti i desideri e le emozioni. Anche qui i desideri ed emozioni sono termini, fanno parte del lessico teosofico. Si potrebbe dire, anzi, che la personalità è costituita esclusivamente da questi desideri e da queste emozioni.
Essa, infatti, la personalità, si compone del corpo fisico e di tutte le necessità ad esso legate. Quindi di un corpo astrale, dove risiedono emozioni e desideri, lo vedete nello schema, che è lo schema originale costruito da Madame Blavatsky, nella chiave della teosofia, bene, e di un corpo mentale, dove invece trovano sede i pensieri. La struttura, nonostante qui ci siano varie suddivisioni, è quella di corpo fisico, corpo astrale e corpo mentale, quaternario inferiore, lo definisce Madame Blavatsky. Il corpo mentale, l'ultimo, il più elevato, perché sono ordinati nello schema progressivamente, anche se in realtà si fondono, insomma, si mischiano l'uno con l'altro nella costituzione effettiva dell'essere umano. Ecco, dice, il corpo mentale, il manas, è costituito di due parti a sua volta. Una è terrena e una è divina, fuse insieme in un unico aggregato. Per questa ragione rappresenta un ponte fra le sfere umane e le sfere sovrumane dell'essere. Attraverso la sua capacità intellettiva, il corpo mentale divino col tempo dovrebbe essere in grado di direzionare, senza sacrificarle ma indirizzandole, le tendenze terrestri della personalità. Ci sono col tempo, sì. Nella terza parte della novella, intitolata La Vigilia, il Grammè, rivolgendosi a Piccolomé, afferma testualmente: «Non ti sarebbe parso sacrificio, si intende sottometterti a me, se avessi avuto maggior fiducia in me», riferendosi al continuo cozzare del desiderio del piccolo me contro la sua volontà. I due personaggi della novella sono quindi rileggibili in chiave teosofica, come allegorie di due nature distinte e discordanti dell'uomo. Brevemente accenno anche al fatto che l'accordo tra i due porta nella terza e poi nella quarta e ultima sezione il gran me ad ottenere fama e successo di scrittore nell'ambiente letterario, a costo comunque di non risolvere mai quella continua angoscia dell'essere che lo caratterizza ontologicamente. La conciliazione quindi tra la volontà e il desiderio, anche se non è mai realmente pacifica, rende il gran me capace di assurgere a un livello di notorietà e di azione surreale che non gli sarebbe stato possibile di raggiungere altrimenti. Se le coordinate offerte sono corrette, si tratta di un'allegoria di un raggiunto potere demiurgico sulle cose del mondo materiale e umano descritto all'interno della novella. E quindi, qui casca l'asino, permettetemi, di un'attualizzazione del suo essere intrinsecamente mago, cioè di fargli incanto, di agire sulle miserie del genere umano, come attraverso la letteratura. Anche qui ci sarebbe un rimando biografico straordinario, probabilmente, però anche lì non possiamo allargarci troppo sulla questione, ma è molto interessante. Prima di passare alla seconda parte dell'intervento, sulla quale chiaramente chiudo, vorrei focalizzarmi brevemente proprio su quel concetto di morte che emerge dall'analisi di questo testo. Non riferirò chiaramente tutte le occorrenze del termine, ve le riassumo solo brevemente dicendo che la morte del piccolo me o quella del gran me viene prospettata, lo abbiamo intuito più volte, come l'unica soluzione dai due personaggi, e che quello della morte è un pensiero ossessivo del gran me, questo ce lo siamo detti. Nell'arte pirandelliana a tout court il concetto di morte ritorna in maniera compulsiva, vi dicevo, e ritorna come omicidio o più spesso come suicidio. Ripetutamente ritorna come morte di un caro, non raramente come rappresentazione icastica di una più generica angoscia esistenziale, appunto. Cosa quest'ultima che è possibile vedere nel testo della novella che abbiamo visto, come nei ben noti discorsi di Anselmo Paleari, ancora una volta nel Fu Mattia, oltre che nelle vicende stesse di Mattia, che muore almeno due volte, almeno. Quello della morte però in Pirandello è un concetto molto ambiguo, che solo molto raramente si determina come morte fisica, e anche quando lo fa è perché produce in chi resta, chiaramente il protagonista in casi di questo genere, produce, dicevo, un lutto così grave da coinvolgere una parte del sé, una parte del sé del protagonista stesso. La novella appena analizzata potrebbe essere indicativa nel comprendere in che cosa effettivamente questa morte consiste, cioè se qualcosa resta, qual è la parte che muore? Perché la situazione descritta nel testo rappresenta una crisi esistenziale, vi dicevo, utopica, però la palesa nella figura di due personaggi distinti che sono in dialogo tra loro, quindi ci dà una presa diretta sulla questione, ed è l'unico caso in cui questo avviene nell'opera pirandelliana, cioè se la struttura è riscontrabile altrove in maniera diluita. Questa novella invece ce la mette davanti in maniera teatralmente quasi chiara da alcuni punti di vista.
perché vi dicevo è una cosa che ritorna, è una situazione che ritorna in vari personaggi. E scendiamo, dicevo, alla seconda parte dell'intervento, dove andremo a valutare due altri testi molto velocemente in realtà. Il caso di questa morte particolare è lo stesso che si ritrova nella novella Il Tabernacolo, pubblicata nel 1903, quindi a pochi anni di distanza, in cui al protagonista, dal nome caratteristico di Spatolino, viene commissionata da un dichiarato miscredente, un certo Cianciarella, un avvocato, la costruzione di un tabernacolo a Lecce Homo, il Cristo alla colonna essenzialmente. Spatolino possiede, riassumo brevemente la trama, una piccola ditta edile che gli permette di mantenere pur con duro lavoro la famiglia. Egli è un cattolico praticante, animato da una fortissima fede nella provvidenza e assolutamente convinto della verità dei dogmi della Chiesa. Vi dico soltanto che dice il testo in maniera un po' ironica, anzi umoristica, che aveva fondato e presiedeva una società cattolica di mutuo soccorso tra gli indegni figli della Madonna Addolorata. Cioè, tremendamente altisonante, quando Pirandelli è altisonante perché sta dicendo qualcosa che vuol dire in maniera velata, attraverso la quale, dice il testo, organizzava processioni, luminarie e girandole nella ricorrenza delle feste religiose. Con l'organizzazione di queste, Spatolino spera di mettere un freno al diffuso ateismo impossessatosi del paese nativo, insomma, con l'avvento di una nuova amministrazione comunale. Il succo della novella essenzialmente è questo, il punto focale della trama. Pirandello lo presenta Spatolino chiaramente come un burattino nelle mani del parroco del paese, un certo Don Lagaipa, figura di ecclesiastico interessata per la verità più agli scopi economici e politici della Chiesa più che ai suoi bisogni spirituali. Cianciarella, l'avvocato, è invece l'esatto opposto di Spatolino, un suo doppio, in qualche modo, secondo le definizioni che sono proposte da Gardner, ma che ancora una volta sono tipiche del fantastico, e anche su questo bisognerebbe tornare, perché sono stilemi topici del fantastico che, almeno nella prima parte della produzione novellistica pirandelliana, torneranno in maniera assolutamente potente nell'ultima parte, quella del teatro dei miti o delle novelle surreali. Bene, però dicevo, questo doppio è in qualche modo un doppio non canonico, un doppio rovesciato, demoniaco, se vogliamo utilizzare un panorama vicino al lessico del testo. Il nucleo narrativo del testo risiede nella descrizione del momento in cui Cianciarella, l'avvocato, invita nella sua villa, che è una sorta di Eden per il modo in cui viene descritto, ora ci torniamo, invita, dicevo, Spatolino proprio per commissionargli questo tabernacolo. Capite bene quanto Spatolino resti disorientato sulle prime da questa richiesta, conoscendo il personaggio da cui proviene. Si immagina trattarsi di una derisione, di un tiro mancino dell'ateo alla chiesa di cui Spatolino fa parte, una sorta di voluta irrisione al Dio cattolico. Pur con profondissimo turbamento e dopo grande indecisione, previa richiesta di consiglio a Don Lagaipa, necessaria per due volte all'interno del testo, Spatolino comincia a costruire questo tabernacolo, sperando in sé di stare adempiendo in qualche maniera ad una non ben comprensibile volontà di Dio. Lo costruisce su indicazione del committente in uno spazio libero di fronte alla villa, e così facendo si attira subito l'irrisione dei compaesani, perché alla domanda rivoltagli su che cosa stesse facendo, egli risponde sempre e solo che glielo ha ordinato direttamente Lecce Homo. Per delinearvi la figura del personaggio, non voglio, ma non posso soprattutto soffermarmi su tutti i dettagli esilaranti di questa vicenda. Arrivo però direttamente al punto. Una piccola parentesi al volo, perché a Spatolino cominciano ad accadere in maniera ossessiva quasi, inizia a accadere tutta una serie di fatti, insomma, genericamente, che gli fanno pensare forse non avrei dovuto, nel senso che cadono muri, cose di questo genere. Bene, Cianciarella, ecco il nucleo della questione, non aveva pagato in anticipo nulla a Spatolino, con la premessa che lo avrebbe fatto quando il tabernacolo fosse stato ormai ultimato, e si era fatto promettere di non dire nulla a nessuno di quella commissione, ecco perché il dire è stato Lecce Homo da parte di Spatolino. Nell'impresa Spatolino però aveva dato fondo a tutte le sue finanze. Quindi, non appena il tabernacolo è concluso, il giorno stesso della consegna, Cianciarella muore. Nessuno dei parenti del defunto, conoscendo l'ateismo dichiarato dell'avvocato, dà credito a Spatolino,
che questo la sapaga ed il risarcimento del debito, ovviamente. Questo duro colpo emotivo, in realtà intenta causa, insomma, anche qui la novella si dilunga, ed è molto interessante, però quello che a noi interessa è che questo duro colpo emotivo produce in Spatolino il collasso della sua personalità totale, perché gli mette in dubbio la fede. Quindi inizia ad essere considerato pazzo, affermazione che non è incongrua se si pensa che la novella si chiude con lui che si imposta ad Ecce Homo, vestito di porpora, all'interno del tabernacolo che aveva costruito. Questa è la scena finale. La questione si chiuderebbe effettivamente qui se pazzo fosse l'ultimo attributo del protagonista, ma non lo è. Cito, non è qui nel testo, ma ve lo leggo. Ora c'è chi gli porta l'olio per la lampada, c'è chi gli porta da mangiare e da bere, qualche donnicciola pian piano comincia a dirlo santo e va a raccomandarglisi perché preghi per lei e per i suoi. Questa è squisita l'ultima. Qualche altra gli ha recato una tonaca nuova, merrozza, e gli ha chiesto in compenso 3 numeri da giocare al lotto. Mirandello straordinario. Ora, è solo fede popolare o c'è altro dietro? Beh, la figura di Spatolino, abbiamo detto, si sovrappone definitivamente a quella del Cristo. E qui nella novella i riferimenti sono tantissimi, non posso citarli, ma sono tanti. In realtà questo avviene non soltanto nella chiusa, ma in diversi luoghi del testo. Nella chiusa lo si vede in maniera più chiara. Vedete che nel caso di questo testo, la morte di Cianciarella, che per tanti versi abbiamo detto è un doppio di Spatolino pur rovesciato, provoca di riflesso nel protagonista una caduta della maschera, per riassumere, ovvero sia della personalità, che egli per primo si riconosceva e voleva riconoscersi. Un evento che è apparentemente fortuito porta Spatolino però a realizzare il suo nome. Leggete Spatola nella sua onomastica. Quindi essenzialmente la stessa etimologia del, come dico, dello stesso campo semantico del costruire, no? E a realizzare quindi un destino che era iscritto nel suo statuto di personaggio fin dall'inizio. Mi viene in mente un piccolo brevissimo passo dell'umorismo dove Pirandello dice testualmente i personaggi nascono già con il loro destino. Il discorso dell'autonomia del personaggio, qui ci sarebbe da dire tanto, un discorso che ritorna poi nel modernismo, però, insomma, Pirandello. Bene. Non solo però, non solo questo, la morte dell'avvocato realizza in Spatolino la sua più profonda aspirazione, ovvero sia rassomigliare a Cristo, diventare Cristo. Attraverso l'apparenza della follia, il protagonista diventa capace di assurgere ad una dimensione dell'essere che gli era vieta prima della caduta della maschera. Quindi, fino a quando lui si rapportava alla figura del Cristo in maniera precettistica, dogmatica, in qualche maniera esteriore. Nella chiusa, invece, la identificazione con l'archetipo è totale, perché è vissuta senza separazione logica. Tant'è che di lui non si può più dire, appunto, se sia pazzo o se sia santo. Che cosa c'entrano allora il gran me, il piccolo me e la teosofia in tutto questo? Beh, la dimensione spirituale a cui Spatolino assurge è esattamente, credo perlomeno, secondo me, sovrapponibile a quella del gran me. Nel senso che, come la sua, si sostanzia dell'essere immerso pienamente nella propria coscienza, trascendendo tutti i limiti ontologici propri alla sfera sociale della comunità, in un verso o nell'altro, nel dogma o nel gioco, prescrittiva di forme di comportamento. Finzionali, è ovvio, mascherate, ma per statuto ontologico stesso di quelle forme. Lo Spatolino pre-morte è in qualche maniera identico, in linea di principio ontologica, lo ripeto, identico al piccolo me, perché come lui è inserito in dinamiche sociali che in quanto tali formali, teleologicamente orientata al raggiungimento di uno scopo pratico. Lì il matrimonio, qui il mutuo soccorso, il servizio alla Chiesa. La forma coscienziale dello Spatolino morto o del gran me, invece, è ateleologica, afinalistica, e condensazione e realizzazione di quel flusso vitale, è presente tra i documenti anche un testo dell'umorismo in cui si cita, si usa questo lessico, di quel flusso vitale descritto da Pirandello proprio nell'ottava parte dell'umorismo. Come nei dialoghi la presenza del palinsesto teorico tratto dalla teosofia si lasciava indurre dal lampeggiare di spie simboliche, così accade anche in questo testo. Tabernacolo, infatti, è il termine con cui la Blavatsky e Annie Besant, altra grandissima autrice teosofica notissima, ancora una volta reinterpretando la dizione cristiana, chiamano la parte inferiore dell'uomo quando si sia consacrata alla presenza dello Spirito Santo, ovvero alla luce del Manas.
l'avvenuta consacrazione nei testi teosofici, come vi dicevo, è equiparata proprio al raggiungimento della dimensione cristica. Lì dove, come fa la teosofia, si intenda Cristo non soltanto come figura storica, ma come un archetipo spirituale, raggiungere la dimensione cristica equivale ad aver ricongiunto la natura mortale dell'uomo alla natura immortale, all'aver realizzato quindi la resurrezione della carne. Per dirlo con il lessico dei dialoghi, la situazione conclusiva di Spatolino è quella prefigurata e voluta dal Gran Me, in cui la volontà assoggetta e santifica appunto il desiderio. Spatolino ha costruito il suo tabernacolo, allegoricamente rappresentato dalla costruzione fisica dell'altare, e lo ha fatto con le sue mani, mettendo a tacere angosce e paure proprie alla sua anima desiderante. Quindi, operando esteriormente, ha costruito interiormente, dandosi la morte che sembra narrativamente invece venire dal caso. Quella morte pertiene al caso come vi pertiene la follia finale del protagonista, nel senso che pertiene ad una dimensione del non narrabile, dell'inorganico, del non strutturabile, pertiene a una dimensione che né il lettore né Spatolino, non ancora morto chiaramente, né il pubblico dei compaesani possono verbalizzare. Spatolino, al contrario, una volta che è morto, accede appunto alla follia, così vista dagli altri perlomeno, perché raggiunge uno stato dell'essere in cui le categorie stesse alla base del visibile non sono più valide, non possono più agire, e sono proprio le categorie dello spazio e del tempo, che non agiscono nella follia, altrimenti detto, o vengono deformate. Altrimenti detto, come il Gran Me, egli diventa autore, poeta, o meglio poietessa, vale a dire che contatta una dimensione mitica in cui il pensiero e l'azione coincidono senza che il pensiero subisca nessuna trasformazione, traslazione formale, e in quanto formale semantica. Spatolino è chi in sé, nel suo corpo, nel suo tabernacolo, manifesta direttamente l'idea che lo anima, portandola figurativamente a esplicitazione. Egli diventa simbolo, etimologicamente almeno, symbolon, congiunzione delle sue acquisizioni interiori, simbolo vivente, così come lo è nel dettato teosofico ancora il Cristo morto sulla croce, non più uomo o personaggio, ma idea formalizzata. Non voglio dilungarmi in una prolusione di esempi narrativi che sarebbe oltre che lunga poco proficua, ma sottolineare che i meccanismi descritti nel tabernacolo ricorrono, più o meno esattamente, nella gran parte almeno delle novelle giovanili, e che anche quando non sono connotati in maniera teosofica, conservano comunque nell'ordine delle vicende del protagonista quello stesso processo evolutivo in qualche modo che prevede la morte e la follia e che culmina con l'accesso ad una nuova dimensione dell'essere. La morte è sempre morte di qualcun altro, di un personaggio che si configura come doppio del protagonista oppure fallimento di un'impresa, di un obiettivo, e quasi sempre morte esteriore, personale, secondo il lessico teosofico. Ma allo stesso tempo, essendo in grado di produrre una variazione ontologica nel personaggio che la subisce, è anche morte simbolica, o con Van Gennep, rito di passaggio. In realtà non uso il termine a caso. Vi ho riportato nella sezione dei documenti il testo in cui si descrive l'incontro di Cianciarella con Spatolino, e non ve la leggo per una questione di tempo. Non so se faccio un tempo ancora a leggerlo, perché comunque non ve la leggo per una questione di tempo, tuttavia potete vedere che all'interno del passo che vi ho riportato il luogo viene descritto, come vi dicevo prima, come un Eden. Si tratta di uno spazio chiuso, governato dai cani, in cui Cianciarella stesso si propone come una figura pseudo-mitica. Pareva un rospaccio calzato e vestito, oppresso da una cisti enorme sulla nuca, e molto caricaturale. Ma siccome siamo in un palinsesto di riferimenti mitico-simbolici, chiaramente anche questo personaggio in qualche maniera assurge ad archetipo mitico. Bene, tra l'altro viene citata l'Edera, insomma... ci sono diversi riferimenti che fanno pensare a questo luogo chiuso come ad una sorta di Eden o comunque spazio favolistico. Ora vi prego invece di guardare un altro passo che è tratto dalla novella Chi fu, risalente al 1896, in cui si descrive l'incontro con un fantasma da parte del protagonista. Vedete che anche in questo caso l'incontro che vedremo subito, ma insomma sto per chiudere, porta alla morte simbolica del protagonista, accade nei pressi di una porta, un arco,
che per essere tale riassume in sé già solo per questo i connotati del luogo di passaggio. Vedete, la via Flaminia si allungava dritta, fangosa, rischiarata a quella dai fanali, il cui lume a tratti balzava e si oscurava sotto i colpi del vento. Già questo gioco, ancora una volta, che ritorna della luce e dell'ombra e che caratterizza questo luogo in maniera molto simile a come era stato caratterizzato il luogo dove avviene l'incontro fra il gran me ed il piccolo me. Poi, vi dicevo, l'incontro in qualche maniera si verifica presso Porta del Popolo, quindi, come vi dicevo, un arco che per definizione è un archetipo, un simbolo di un luogo di passaggio. Bene, ma scendo direttamente all'analisi del testo della novella che fu, l'incontro con il fantasma di Jacopo Sturzi, re di Vivo, produce nel personaggio le stesse conseguenze narrative che la morte di Cianciarella aveva provocato in Spadolino. Quindi, brevemente, una volta raggiunto il fantasma, che è, il protagonista vede qui vicino a Porta del Popolo, il protagonista stesso viene trascinato da lui in una taverna attraverso un viaggio che per le sue particolari connotazioni si delinea come una sorta di discenso ad Inferos. È un viaggio veloce, un viaggio direzionato verso il basso. Per accedere alla taverna si scendono delle scale, quindi vari elementi fanno pensare proprio ad una connotazione del viaggio come un richiamo topico della discenza ad Inferos. All'interno di questa taverna il protagonista riceve dal fantasma rivelazioni strane, dice il testo, sulla vita e sulla morte, rendendosi conto di due cose: che la vita organica non termina con la dipartita e che i fantasmi continuano a vivere in mezzo a noi. In preda ad un'ansia feroce, il protagonista allora si dirige, guidato dal fantasma, verso la casa dove la sua ex fidanzata si prostituiva costretta dalla madre, la stessa casa dove il protagonista era intenzionato a dirigersi con l'amico all'inizio di quella piovosa sera di sabato. Qui il Luzzi, il protagonista appunto, in questa casa uccide la madre della sua ex fidanzata e la novella si chiude con il dubbio per il lettore su chi abbia commesso l'omicidio, il fantasma o il protagonista. Il Luzzi, ancora una volta ormai considerato pazzo da tutti, folle in realtà dice in questo testo, Pirandello afferma che l'omicida sia stato il fantasma. Vero o falso? Beh, in realtà non importa relativamente. Quello che ci interessa invece è che un contatto diretto con la morte, in questo caso raffigurata nel fantasma, ha portato il protagonista, già provato dalle esperienze di vita passata, ad accedere ancora una volta ad uno spazio ultraterreno, in cui la rivelazione è teosofica. Perché teosofica? Perché il fantasma viene connotato teosoficamente, come un fantasma di incubo, dice il testo. E incubo è la parola che la teosofia, Annie Besant in particolare, usa per chiamare proprio questo genere di fantasmi, che, come lo Sturzi della novella, veicolano le azioni di un vivente per realizzare i propri propositi. E teosofica inoltre perché, proprio ancora una volta, come gli incubi dei testi teosofici, anche lo Sturzi è morto per essersi dato senza moderazione al vizio dell'alcol. E ancora perché, come gli incubi dei testi teosofici, usa il protagonista astemio fino a quella sera, facendolo ubriacare per soddisfare la sua perenne sete di vino. Anche in questo caso, quindi, i concetti della teosofia irrompono nell'immaginario del testo e lo trasformano dall'interno, provocano nel personaggio un collasso totale della sua personalità attraverso il quale accede ad una rivelazione occulta. Una rivelazione occulta in cui è il limite fra il reale, scusate, e l'immaginario che si rompe, per palesare al lettore ed al protagonista una dimensione in cui il vero diventa soltanto quello che è intimamente sentito dal protagonista. Vorrei in realtà potermi soffermare sui dettagli narrativi che corroborano la mia tesi per questa novella e francamente anche proporvi la lettura di altri testi. Boh. In realtà penso di chiudere qui sperando di avervi in qualche maniera fatto intuire come la rottura della maschera provocata da un invasamento da parte del protagonista dell'oltre metafisico riesce a far collassare dall'interno la maschera, e una volta che l'ha fatta collassare, la fissa
in un prototipo di follia in cui il personaggio continua ad attingere all'oltre metafisico, considerato pazzo dagli altri, ma diventando finalmente personaggio, cioè eternamente vivente, proprio ancora una volta come il Cristo sulla croce dei testi teosofici. Concludo qui, ci sarebbe tanto da dire perché in realtà vi avevo proposto dei testi dell'umorismo perché questa situazione Pirandello la descrive anche autoriferendosela in un saggio di critica. E questo fa pensare che la figura del protagonista sia in qualche maniera forse, come accennavo brevemente, sovrattenibile alla figura del poeta, dell'autore, quando l'autore rischia, se non altro, di diventare autore mitico, dove le sue idee astralmente, si direbbe con la teosofia, diventano immediato palesamento di una situazione interiore. Ma mi fermo. Grazie. Grazie mille.